Allora, ci guardiamo trailer di Heather Gazer, e chiaramente non è il trailer del gioco, è il trailer della nuova unità e voglio vedere un po' come sono andato, cioè che miglioramenti stanno facendo anche i trailer, tutta quella roba lì, l'aspetto grafico. Quindi, ora ce lo guardiamo e ci picchiamo, che ne so, Wii? Sì, può andare. Ok, o magari qui. Ok. Andiamo. Ditemi se il volume è tutto a posto. Questo è il nuovo PG. La prima tipa che abbiamo visto è il nuovo PG. E sta incazzata nera. Ah, Yuko, non credo proprio, guarda. Non credo proprio, Yuko, te lo dico. Non credo proprio, Yuko. Questa sta incazzata nera. Come sapete, il gameplay di Elder Gate è giga fluido, quindi ogni volta che vedo PG che fanno cose losche con un martello gigante si gode. Madonna. Ma è Thor, si chiama Thor. Si chiama veramente Thor, sì. Ma ogni PG di Heather Gazer fa riferimento a un dio, raga. Nel caso siete nuovi alla cosa, buongiorno. Ogni PG di Heather Gazer fa riferimento a una divinità. Qua chiaramente ci fanno vedere i nuovi PG e nuovi nemici che sono usciti, chiaramente. Forse per me questa tipa l'avrei già pullata, ovviamente, ma non avevate dubbi in merito. Ok, what the fuck? Questo è un boss? Nuovo boss? Sì, nuovo boss. Madonna, mi pure i boss sono figli, voglio pullare anche i boss. Madonna mia. Ok. Acqua, ok, queste sono le combo tra i TG. Fanno vedere le combo tra i TG. Credo. Sì, penso di sì. Sì, ti fa vedere le combo tra i PG. Ovviamente. Ovviamente. Skin natalizia con l'uscita della nuova arma. Ovviamente. Ovviamente. Skin natalizia con l'uscita del nuovo PG. Come giusto che sia. No. Nuova skin di Poseidon. Cazzo, ma è meglio di Alice. Ma è meglio di Alice. Ci piace per quello, Yuka. Ok, queste sono nuove zone. Ok.
Dai, ho rilasciato Ethergator in global. Rilasciate sto gioco in global, non ce la faccio più, santo Dio. Mi ricordo Mirror, sì, vabbè. Chiaramente questi sono, penso, al reward e nuove modalità di gioco che fanno vedere. Credo. Comunque questa qua è una patch. Questa qua è una patch. L'ultima patch uscita per Natale, diciamo, in Cina di Aether Gator. Guardala lì. Che poi vi ricordo. Cioè, il gameplay su Aether Gator è super smooth, raga. È veramente figo. È veramente fatto bene. E il beta test a cui ho partecipato era fatto da Dio. Semplicemente mancava content dalla Cina. Ed è quello che stanno facendo. Lo stanno importando. Vabbè, qua stanno facendo vedere un po' di cose finali. Però, cioè. Raga, ci sta. Cioè, come tipo di gioco è più vicino a Top? No, è vicino a un Kai Impact. E come tipo di gioco? L'ho già portato. Ho fatto diversi video su YouTube perché ho portato anche la beta di Aether Gazer. Cacchio. No, comunque a livello di qualità tanta roba. A livello di qualità tanta roba, veramente. Ciao Nico. Bella Proxx. Comunque sì, niente, questo era il trailer dell'ultima patch, semplicemente, quindi nuovo PG, nuove skin, eccetera, eccetera. Chiaramente per gli uomini di cultura. Escono le skin natalizie dei nuovi PG, o anche dei vecchi, solitamente roba così, quindi quello è. Kaishi, questa qua la prenderesti anche te. Ciao Bio, come stai? Quindi, yep, siamo lì. E poi c'è chiaramente Poseidon, che è la versione migliorata di Alice, ma lì non ci possiamo fare niente. Vabbè. Ok, niente, sto aspettando Aether Gazer, sto veramente aspettando Aether Gazer, l'hanno rimandato a non si sa quando, cioè doveva uscire a novembre, subito dopo la beta, ed è stato rimandato al 2023, quindi ci aspettiamo che esca questo mese o il mese prossimo o a marzo, in base a che casino stanno facendo. E quindi, yep, non lo so, questa era la prima. Questa era la prima, però sì, Aether Gator è qualcosa che sto veramente aspettando, che mi piace veramente un sacco. Madonna, comunque niente, allora, a parte balletti cagate a parte, chiaramente, quindi nuova skin di Poseidon su Aether Gator, nuova skin di Thor, e Thor chiaramente è la nuova arma che esce. Thor è chiaramente il martellone, Questa qui chiaramente non è Thor, ma la stanno giocando in combo. Ok. Comunque, martellone è elemento tuono, 100%. E sembra molto figo. E sembra molto, 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 molto figo. Nuove zone, nuovi content. Aether Gazer ha fatto un salto di qualità negli ultimi 5-6 mesi in Cina fuori di testa. E secondo me quello che vogliono fare sulla Global è portare questo salto di qualità anche sulla Global. Cioè, quello è.